di entrare dentro il Parlamento o i consigli comunali per provare a cambiare da dentro. Ecco, com'è l'esperienza di questo cambiamento? Sì, il Movimento 5 Stelle nasce da agitato, quindi nasce dal territorio, qui vedo tante persone del Movimento 5 Stelle di Arezzo, quindi nasce dal piccolo. Poi ha deciso di entrare in Parlamento nel 2013, si è visto quello che è successo. E se probabilmente quel successo, insomma, che ha avuto il Movimento 5 Stelle, penso sia proprio perché ha dato l'idea di raccogliere non solo il malessere, perché sicuramente molti hanno detto è stato raccolto un disagio che in quel momento c'era verso la politica, verso il paese, quello come veniva amministrato, ma anche la volontà di ascoltare la gente, di stare in mezzo alla gente, perché siamo stati, probabilmente i partiti erano, se ne parla anche nel libro, quando si dice di una politica senza partiti. Non lo so se è possibile, ma sicuramente i partiti in questi ultimi anni hanno lasciato quella che era la piazza per essere molto autoreferenziali, hanno sfruttato quello che è il potere della vita politica, quindi di poter amministrare e decidere sulla vita, come viene gestita il nostro paese. Per auto incensurati, insomma, si sono chiusi in loro stessi. Quindi il Movimento 5 Stelle, tornando nelle piazze, parlando con la gente, ascoltandola, invitandola soprattutto a essere i primi a partecipare, a fare le cose, non c'è nessun filtro, non c'è nessuna chiusura verso le persone, si invitano ancora a essere i primi a partecipare, a fare le cose per la propria comunità. E questo, il fatto che si è istituzionalizzato, è solo perché è entrato in Parlamento. Io vedo tantissima differenza tra quello che siamo noi e quello che sono ancora i partiti là dentro, perché non ci siamo ancora quelli che non so, forse essere un po' autoreferenziale, però è così, non. Siamo sempre quelli che scendono in piazza quando c'è qualcosa da manifestare, che ascoltano i cittadini. Io non vedo sempre molta chiusura e molto poco ascolto, anche rispetto a quello che viene fatto in Parlamento. Quindi credo che questa sia stata una grossa mancanza, e questo allontana sempre più le persone da quello che è poi il coinvolgimento nella vita pubblica, nel fare le cose per la propria amministrazione. E quindi più si allontana la gente, più poi se ne traggono le conseguenze quando c'è niente da fare qualcosa per la propria comunità. Grazie. Un'ultima cosa.